Ciao, io sono un po' preoccupata per la realizzazione di questo video, spero di non metterci un'ora e basta, possiamo cominciare. Ciao a tutti sul canale, bentornati in questo nuovo video, sono qui oggi con le mani nei capelli per portarvi il video di tutte le cose che mi avete portato a Verona e che ho comprato a Verona. Il punto è che mi avete portato la quantità industriale di roba, seriamente. Nel senso che io da Verona a Milano, in treno, sono tornata con due sacchetti giganti, che sono questo rosso e questo nero, e sono di quelli tipo grossi grossi, più un altro non enorme, ma veramente tanto pesante, e un altro che era in un sacchetto di quelli biodegradabili, che si è praticamente tutto rotto. Dai, vieni! Più la mia borsa, il mio zaino e il sacchetto con l'unica cosa che ho comprato a Verona. Quindi, direi che possiamo subito cominciare. Io sono, vi giuro, circondata da tutte le cose, non so neanche da dove cominciare, ma comincerò a farvi vedere tutto. Tenevo prima di cominciare a ringraziare tutti quanti per avermi portato di tutto. Alcune cose magari le sto usando, oppure ad esempio vi lascio adesso una clip. Allora, una ragazza gentilissima mi ha anche portato delle carote e delle mele, visto che oggi me lo sono ricordata. Vi faccio vedere solo le carote e le mele, ma adesso le porto isterica perché sennò poi la frutta non è che dura per sempre. Quindi ve le faccio vedere, la ringrazio tantissimo e oggi le darò ancora. Niente, le carote di qua e qui ci sono le mele. Beh, ci siamo capiti, un sacco di roba. Grazie. Queste carote, queste mele sono state molto apprezzate da Isterica, sono già terminate, quindi grazie mille. Poi anche tutto il resto che mi avete portato per Isterica dopo questo video, mano a mano, sarà portato da Isterica, sarà mangiato da Isterica, quindi grazie mille. E quindi niente, vi ringrazio veramente tanto per tutto, veramente tutto. Vi mando un bacio, un abbraccio e cominciamo. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, perché è la più semplice, è questa felpa che, se siete venuti sabato, me l'avete vista su. Dopo l'incontro alla CAP, perché me l'ha data appunto Silvia della CAP ed è bellissima, è quella con tutti gli sponsor dappertutto. Non penso sia quella ufficiale della fiera perché non è della FIX, però è bellissima perché ha gli sponsor dappertutto: CAP, Equitatus, Jumping Team, Tormina e Migiorno. È bella, mi piace un sacco, è super calda e super apprezzata, quindi grazie mille. Poi facciamo prima le cosette che ho qua di fianco. Allora, abbiamo questo paio di calze della Decathlon, stra apprezzato perché le calze si bucano sempre, succede di tutto, un paio in più è sempre utile, quindi grazie mille. E un altro paio di calze che finalmente, adesso che ve l'ho fatto vedere, posso cominciare ad usarle, con scritto Jumping, e queste secondo me tengono caldo, assolutamente, quindi adesso posso cominciare ad usarle. Poi abbiamo, adesso io non so dirlo, pensilica scrunchies, questo è quello che ho in testa da Verona essenzialmente, che io non avevo, sono super utili e devo procurarmene uno blu, perché quando sono vestita di blu poi mi sento in colpa a mettere quello bordeaux, che è bellissimo, e quando sono vestita di bordeaux, di nero, qualsiasi cosa lo metto sempre, però ne ho bisogno anche uno blu, quindi me lo devo procurare. Abbiamo un frontalino rosso, molto carino, della Start, I don't know, rosso. Poi abbiamo una P che non si vede, comunque io ho lì una P, una E, quella fatta così, e una D di Domino, che sono lì dove ho tutte le coccarde che mi avevano regalato a Malaspina, che sono lì. Poi una cosa stra originale, che è un sasso con la faccia di Isterica, e vi giuro che è fatta veramente bene, cioè è stra bellina, sembra lei. E quindi grazie a chi mi ha fatto questo regalo super originale, grazie. Poi abbiamo questo, voi non vedete, però c'è scritto Icca, ci sono tutti i brillantini, e penso che lo appenderò all'albero, perché non lo so, mi ricorda l'albero di Natale, quindi quando farò l'albero lo appenderò. Poi abbiamo questo braccialetto che non posso mettere perché mi è troppo largo, come ogni braccialetto su questa terra, Ale. Poi ho trovato questa P, comunque è una P e niente, l'ho trovata, quindi una P. Poi abbiamo, aspettate, un braccialetto con un filetto con i brillantini, super super carino, da Giulia, credo. Non lo so, è in questo sacchetto, magari ho pure risbagliato sacchetto. Poi abbiamo da Kate e Bea questo, che è tipo cavallo a dondolo,
che stranamente non si vede. Questa con un ferro di cavallo. Poi abbiamo questo con i cuoricini e degli spunzoni. Poi abbiamo questo che me l'ha data una signora e io non capivo. E lei mi ha detto che se lo bagno, non ho capito cosa deve diventare, però tipo fa... Quindi lo farò. Grazie signora. Poi abbiamo questo che è un'idea strabellina. Mi ha scritto tutte delle cose qua nel bigliettino che non vi dico perché è un segreto. Però è una collana stracarina e soprattutto per le cose che mi ha scritto il significato è ancora più bella. E c'è un angioletto qua, un cavallo a dondolo qua e una palla piena di brillantini. Grazie, il significato è bellissimo, quindi grazie mille. Poi abbiamo questo che è un cavallo, un unicorno, scherzavo, c'è un unicorno. Questa che è una cover con la mia faccia, però non è stampata, è un foglio dentro la cover trasparente. E mi ha dato un'altra cover, che però io adesso ho preso il telefono nuovo e quindi la sta usando mia mamma, quindi grazie mille. E poi abbiamo le ragazze della Sparks, che sono quelle dei miei frontalini, che mi hanno portato questa collanina super carina, che è a forma di cavallo, in cui c'è il cuoricino inciso e c'è scritto isterica. Ok, non penso che si legga isterica, però è strabellina e è carina perché è super personalizzabile. Poi di fianco al cuore è veramente bella, mi piace molto. Quindi grazie mille. Poi abbiamo un altro regalo bellissimo che anche questo non posso mettere perché mi è troppo grande. Ed è questo braccialetto della Stroily. Quindi grazie per aver speso così tanti soldi. Con scritto "You're my person, you'll always be my person". Con un cosetto che pendola. In realtà il braccialetto c'è pure per stringere, per metterlo più stretto. Ma anche al più stretto mi si toglie perché mi è troppo largo. E niente, però è veramente bello, è veramente, veramente, veramente bello, molto carino, quindi grazie mille. Poi abbiamo probabilmente il regalo più originale di Fieracavalli, seriamente. Vi giuro, non avevo mai ricevuto un regalo così originale. Praticamente c'è questa e poi, siete pronti? È un puzzle. Un puzzle con domino e Ica ed è bellissimo, cioè... bellissimo. E ci sono loro due ed è molto carino. Non c'è il nome. Meraviglioso. Mi raccomando, scrivete sempre i vostri nomi perché mi fa un sacco piacere. Non c'è il tuo nome, però ti voglio un sacco ringraziare perché è in assoluto un regalo veramente originale e mi piace tantissimo. Quindi grazie mille persona. Allora, prima di tutto vi lascio una foto qua che avevo messo sulla mia storia di questo sacco, che è quello che non era tanto grande ma era molto pesante perché era uno di quelli che tutto si apre ed è pieno di cibo, no? Io ho raggruppato qua dentro tutto il cibo che c'era in quello lì e tutto il cibo che mi avete portato. Ed era tanto, tantissimo, e questo io già ne ho mangiato un po', ma pesa ancora molto. Mi avete portato veramente, cioè, per farmi diventare obesa. Poi direi che li ho finiti tutti. Cioè tutti i giorni ne cerco altri, ma li ho finiti. Buonissimi, mi piacciono un sacco. E poi c'è di tutto, c'è tutte le card, cioccolato, caramelle, smart, M&M's. Un sacco di cose buone. Basta, cioè diventerò una bomba. Caramelle, no, vi giuro, una quantità di cibo industriale. Grazie mille. Qui abbiamo un altro sacco enorme. Oddio, cado. Qui abbiamo raggruppato il cibo di isterica, ma solo una parte perché appunto altre cose gliel'ho già portate. Abbiamo questi biscotti, questi enormi. Poi abbiamo questi un po' più piccoli, questi sempre uguali a questi, questi un altro gusto uguale a questi, questi con un cavallo disegnato molto carino, questo sempre col cavallo disegnato, questo, oh, qui c'è scritto il nome, da Sara e Virginia, sempre col cavallo però alla mela. Questi in cui c'era dentro anche, questo me lo ricordo, da Ada, credo. C'erano anche dentro dei buonissimi, buonissimi, come si chiamano quelli piccolini, tipo della Kinder? Non lo so, però li ho tolti, quello che ho tenuto solo per Ricca. Altro cibo da Michela. Beh, degli Stad Muffin, però non ci arrivo. Questi apprezza moltissimo lei, questi biscotti li adora. E grazie mille, tra l'altro ho ancora, cioè non l'ho ancora dato, quelli che mi avete portato a Roma, alle Leponieri. Grazie mille, super apprezzati anche quelli, ma devo ancora cominciare a darglieli perché devo finire il mio pacco prima. Dureranno per 8 anni come minimo. Ah ecco, sono riuscita a tirarli fuori, gli Stad Muffin. E quindi questo vi giuro che pesa, è solo il cibo di isterica. Vediamo, io tiro fuori nell'ordine in cui trovo. Allora, questa qui è una capezza che mi è stata fatta. Comunque è una capezza un po' in corda e un po' in...
non so, materiale, però non è tutta in corda, c'è anche i ganci, i cerchi, tutte le cose, ed è veramente molto bella perché è Bordeaux. Ragazze hanno una selleria, cioè una pagina Instagram che si chiama Bordeaux Selleria, non so se ci rendiamo conto. Finalmente, ora che me l'ho fatta vedere, posso portarla al cielo e metterla in spirica, ed è bellissima, quindi grazie mille ragazze. Poi abbiamo questa, che è un'invenzione della Ghibli, che è la marca delle coperte, che vi lascio qua se non avete visto il video, da cui ho fatto l'incontro sabato, e mi hanno dato questa ancora, che è un'invenzione geniale, che sono inventati loro, meravigliosa, perché io ho sempre paura che i cavalli con le ancore si infilino negli occhi, ma queste sono meno appuntite e meno pronunciate delle ancore normali. La destra bellina è piena di ganci e poi anche qui c'è uno scompartimento e qua ci sono altri due ganci e non vedo l'ora di andare in gara per appenderla e usarla. Quindi grazie mille. Poi ho trovato questo che me li ha dati Chiara, di Chiara Cappu. Sì, mi fa, sì, sono piena di campioncini, tieni, questo lo voglio. Tipo, sì. Questa è la crema di paracute. Grazie Chiara. Mi sa che ce ne sono altri dentro, però grazie. Qui ho delle cose da portare. Allora, c'è questa cuffietta. Io scommetto che lei ci ha speso anche dei bei soldi per comprarla, perché è veramente, veramente, veramente bella. Peccato che la dimensione di queste orecchie è veramente piccola, cioè Isterica ce le ha molto più grandi le orecchie, quindi io devo provare a mettergliela, ma ho come l'impressione che non le vada, e quindi troverò una soluzione per questa cuffietta. Però grazie mille. Poi abbiamo un pennello per il grasso, sempre molto utile e apprezzato. Un grasso, me l'ho dimenticata, un grasso che è quello che uso io, quindi sei un genio. Un nettapiedi, grazie, grazie. I nettapiedi sono super utili perché si perdono sempre, si rompono, si rovinano, si è nettapiedi, fantastico, grazie. Questi ovviamente non sono tutti dalla stessa persona, ma sono tutte cose un po' raggruppate, messe insieme. Però grazie a tutti. Poi abbiamo delle ragazze che mi hanno portato questi biscotti. Che carino, ha fatto l'arcobaleno. No, ma che carino. Stupendi, anche questi prima o poi arriveranno al Cile, verranno dati a Isterica ai cavalli, quindi grazie. Ora che ci sono arrivata vi faccio vedere il mio unico acquisto, perché adesso era sul fondo perché è pesante, ed è una tosatrice, sono molto molto felice. È della Wall ed è il modello Avalon. È stata suggerita perché non è grossa così e non è piccola così, ma è una dimensione normale per tosare uno o due cavalli, cioè non una quantità di tosatura industriale, nel senso che è per uso mio, non è per tosarne 10 o 15 all'anno. L'ho pagata tra l'altro molto poco, perché c'era lo sconto fiera e in più c'era lo sconto perché l'ho comprata la domenica della fiera, quindi c'era un ulteriore sconto. Non vedo l'ora di tosare Isterica, sono molto felice. In omaggio con la tosatrice, che già avevo pagato poco, mi hanno dato anche una spazzola che potevo scegliere io. Io ho scelto questa qui, che ha le setole metà stramorbide, bellissime, e metà tipo più dure, rigide. E mi hanno dato anche il blade ice, che serve appunto per raffreddare le lamette, le lame, ecco. E poi adesso io avevo tirato fuori questo per metterlo in carica, quindi adesso doveva essere dentro, ma ora è fuori. Poi lo rimetterò dentro, perché appunto questa si carica questo coso, poi ve lo mettete addosso mentre tosate, e tosate, e sta roba dura tipo 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore, non mi ricordo, e quindi fate benissimo in tempo a fare la tosatura di un cavallo, poi lo rimettete in carica, quindi non avete il filo attaccato alla presa della corrente, che è scomodissimo. Avete solamente questo, cioè nel senso che non va a batterie la tosatrice, ma si attacca a questo, che è tipo la batteria esterna, ed è molto intelligente come idea, mi è piaciuta molto anche per questo. Ok, e ma ci manca solo il sacco con tutti i cartelloni, solo che io non posso farvi vedere tutti i cartelloni, come facciamo? Penso che vi farò vedere tutti i cartelloni con una sequenza di tutte le foto, perché se ve li faccio vedere uno a uno siamo già a 20 minuti di registrazione, va bene che poi edito, però non posso fare un video di 2 ore e mezza, quindi penso che ve li farò vedere tutti adesso. E niente, io e
la vastità di cose che mi avete portato, vi ringraziamo tantissimissimissimissimissimissimissimissimo, perché davvero non dovete portare tutte queste cose, perché veramente, cioè, siete fantastici. Quindi grazie mille di tutto, vi mando un bacione gigante, vi ringrazio tantissimissimissimo, grazie a tutti quelli che mi hanno visto a Verona, che sono stati gentilissimi con me, vi mando ancora un abbraccio gigante. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollicione su, fatemi sapere giù nei commenti cosa di queste cose mi avete portato voi. Non ci sono i nomi quasi da nessuna parte, mi raccomando, se mi portate delle cose scrivete il nome di Instagram, qualcosa così, se voglio posso anche scrivervi e ringraziarvi. Quindi grazie mille a tutti, ricordatevi di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo, ciao.